Una notte bianca in contemporanea in decine e decine di licei classici italiani per promuovere ma anche per difendere la cultura classica nelle sue infinite declinazioni. Così le porte si sono aperte per una notte speciale al liceo classico Pietro Giannone di Caserta, una notte fatta di letture di testi, musica, danza, ma anche arte e moda. Il tutto per mostrare che il liceo classico è vivo più che mai, altro che lingue morte. Come testimoniano i ragazzi ai nostri microfoni. Francesco, questa sera anche tu sul palco, tra l'altro, hai proprio dato il via alla manifestazione. Tu sostieni il liceo classico. Sì, partendo proprio da questo sguardo trasversale di stasera che diciamo a tratti l'ampio sguardo prima della cultura locale e poi soprattutto di questa. Di questo ellenizzante che poi l'ossatura proprio della nostra scuola. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista io sono un grande sostenitore appunto del liceo classico, soprattutto della nostra scuola di cui sono il rappresentante e diciamo anche una bella esperienza oltretutto. Quando ti dicono, ah, fai il liceo classico, che rispondi tu? Io rispondo che molte persone spesso si preoccupano magari sul carico di compiti o questi sono diciamo un po' i discorsi tra i ragazzi, ma invece non è così perché alla fine il liceo classico, così come proprio quello che studiamo, riesce a dare in una maniera breve, schietta, quasi scarna, il messaggio che deve arrivare diretto. Quindi è davvero fantastico da studiare, io davvero lo adoro, insomma, come lo adorano anche i nostri studenti e le persone che poi lo scopriranno una volta venuti qui, insomma. Senti, tu che classe sei? Io sono in terza C nel nostro liceo, quindi il terzo liceo ho appena cominciato appunto i 3 anni e siamo partiti appunto da poco, sì. Beh, quindi diciamo che lo consigli. Sì, assolutamente. Assolutamente, nella maniera il classico è sempre, diciamo, la strada migliore da intraprendere perché guarda a 360 gradi tutte le cose. Questa grande serata per sostenere il liceo classico, ma tu realmente cosa ne pensi? Intanto che classe sei tu? Che Sono in seconda, ex quinto ginnasio. ne pensi? Tu hai scelto il classico perché ti piacciono le materie umanistiche? Sì. Allora, questa notte bianca del liceo classico è un ottimo modo per avvicinare i giovani a questo liceo classico che è visto da tutti come qualcosa di veramente strano. Quando io dico in giro faccio il liceo classico, mi guardano un po' con gli occhi, come dire, stralunati. Importante è sottolineare che il liceo classico prepara alla vita in una maniera che gli altri licei non sanno fare, diciamo, non è che non sanno fare. Però in un modo diverso, cioè prepara un po' a tutto, veramente. Senti, tu già hai in mente che cosa vorresti fare da grande? Sì, io sono indeciso tra ingegneria e archeologia, cioè il nuovo e l'antico. Grazie.